Inaugurata a Teramo presso il terzo lotto dell'ospedale Mazzini, la nuova sede del 118, una struttura di circa 1000 metri quadrati che raccoglie tutte le strutture che fino ad oggi erano sparse sul territorio. È una conquista per il territorio perché consideriamo che in tutte le situazioni, a parte l'emergenza rutinaria, diciamo così, le patologie tempodipendenti, traumi, ma è il punto, il fulcro di riferimento per la patologia emergenziale, la maxi emergenza. Noi purtroppo ne abbiamo vissute tante, dalla grande nevicata, dal terremoto, la pandemia da Covid, e questo comporta la presenza in struttura quale la centrale operativa di più personale. Abbiamo chiesto ulteriormente alla direzione la possibilità di spostarci, che giustamente ci è stata accordata, le abbiamo avute proprio a fianco all'alta direzione in questo percorso, perché altrimenti all'inizio della pandemia, ad esempio, determinati equipaggi per permettere il distanziamento erano in un container all'esterno. Distanziamento che ci ha permesso di evitare diffusioni virali all'interno di personale, di strutture di personale che erano continuamente a contatto con pazienti positivi Covid. Inaugurato anche il nuovo centro trasfusionale situato attualmente presso la LA del piano terra del primo lotto del Mazzini, un'area vasta di circa 700 metri quadrati. L'intervento messo in campo dalla ASL di Teramo ha contribuito al potenziamento e miglioramento dei requisiti di sicurezza e qualità. È un momento di grande emozione per noi tutti, perché tutto si è svolto durante il periodo Covid, quindi il trasferimento del reparto, il nuovo modello organizzativo applicato sia a livello di raccolta del sangue e quindi di gestione del donatore, e sia anche dal punto di vista della diagnostica e della terapia trasfusionale. Abbiamo visto la partecipazione di Teramo a un progetto importantissimo legato al plasma iperimmune, di cui abbiamo avuto tantissima richiesta, e siamo riusciti a corrispondere, anche collaborando con il resto d'Abruzzo, alle richieste di terapia, sperimentando anche questa nuova possibilità relativamente al virus Covid. E nello stesso tempo siamo riusciti a mantenere un livello alto di autosufficienza, e per questo ringrazio tantissimo i donatori di sangue e tutti coloro delle associazioni che hanno partecipato a questa gara di solidarietà, che non è stata assolutamente semplice.